Benvenuti alla nostra rubrica Il destino di un uomo nei numeri. In questo episodio analizzeremo insieme il nome, cognome, la data di nascita di un personaggio importante del nostro tempo. Leonardo da Vinci è stato ingegnere, artista, pittore, musicista, scienziato. Ha esplorato ogni aspetto dell'essere umano per riuscire a comprendere e poi trasmettere al mondo aspetti importanti della propria vita. Leonardo è figlio di un nobile di cui non rimane traccia e si chiama appunto Da Vinci per l'origine della città da cui proviene. Primo punto da analizzare: il nostro nome e cognome ci parla di che cosa portiamo con noi dal nostro passato. Il nome di battesimo ci dà quello che si chiama l'intento personale e il cognome invece ci dà l'ereditarietà karmica. Quindi Leonardo chi è? Leonardo è qualcuno che è entrato in questo mondo e nella sua incarnazione per offrire un servizio particolare a un mondo che ci è dato dalla somma delle vocali. In questo caso Leonardo ha il numero 37, il numero del visionario. Quindi Leonardo nasce come un visionario, come qualcuno che già da solo è venuto per imparare a staccarsi da tutte le influenze esterne e uno a diventare leader di se stesso e pioniere del proprio tempo, perché il numero uno rappresenta proprio il pioniere, colui che apre strade nuove all'umanità. E com'è che viene visto dal mondo? Una parte del mondo, cioè le consonanti, lo vede come una persona estremamente divisa, anche una persona molto strana, ma anche come una persona che possiede delle capacità profetiche, delle capacità visionarie. Quindi è anche chiamato a svolgere dei lavori, dei progetti assolutamente unici, proprio perché ha la capacità, l'undice, il profeta, di una visione oltre. Leonardo è venuto a distruggere, otto, quello che la vita ci propone di fronte per poter portare una nuova visione all'umanità. E come lo fa? Lo fa essendo semplicemente se stesso, perché il nome Leonardo ci fa 39, che è il suo intento personale, che vuol dire che tutto il suo lavoro ha a che vedere con riuscire a esprimere tre la propria creatività, ma anche la propria saggezza animica, la capacità di essere totalmente quello che è. Inizialmente tre non verrà visto, non verrà riconosciuto per quello che è, ma nel corso del tempo il suo ingegno verrà assolutamente riconosciuto, perché porta con sé, e questo gli deriva proprio dal Da Vinci, dal suo cognome, una creatività innata, una capacità di percepire, 5, il progetto della mente universale e portarlo nella piccola mente, per riallineare proprio le vite degli uomini, la cultura del tempo. Lui inventa cose assolutamente nuove proprio perché questi tre gli danno una grande creatività. Infatti la somma totale del suo nome e cognome, che è quello che sarà il suo compito nel mondo, come lo dovrà svolgere, è inventare nuovi sistemi di comunicazione, nuove strutture, nuove modalità. Il 21 parla proprio di un genio, l'abbiamo visto anche nei personaggi precedenti, Vicky Waller, Nikola Tesla. Il 21 ha la capacità di vedere quello che il suo tempo non è ancora pronto a vedere, ma la grande capacità di partorire una nuova visione, una nuova volontà che porti una nuova espressione di sé. Andiamo ora ad analizzare la sua data di nascita. La data di nascita, ricordo a tutti, che rappresenta il lavoro che noi dobbiamo fare in questa vita. In particolare il giorno di nascita rappresenta il campo di esperienza o la visione che noi dobbiamo sviluppare nel mondo per riuscire veramente a realizzare il nostro intento, quello che noi siamo. Leonardo da Vinci nasce il 15 di aprile. Il 15 si chiama nella numerologia esoterica angelo o diavolo, ma qui ha una funzione molto specifica, perché il 15 nasconde una grande qualità che è l'insegnante intuitivo, cioè colui che è in grado di sviluppare una profonda intuizione. Quindi lui utilizza 5, la scienza, perché il 5 è il numero dello scienziato, colui che osserva tutto ciò che è intorno a sé e osserva anche la bellezza, perché il 6 è il numero della bellezza e della perfezione della vita e dell'esistenza. Infatti noi conosciamo il famosissimo uomo di Vitruvio, che rappresenta proprio, definisce proprio la perfezione dell'essere umano in natura, l'essere umano che si trova all'interno del cerchio e del quadrato. Ma non solo,
questa energia viene portata e trasformata, perché il numero 4 è la prova. Gli viene chiesto appunto il 4. Certo, un metodo, una disciplina, un'efficacia, una capacità di essere efficace nella vita, ma soprattutto il 4 è il numero più intuitivo tra tutti i numeri. Il grande lavoro che Leonardo deve fare è sviluppare l'intuizione per riuscire ad essere la somma, 15 più 4 ci fa 19, colui che porta avanti una nuova saggezza. Il 9 è colui che precede i tempi portando avanti una nuova saggezza e di nuovo l'energia del pioniere. Quindi la sua estrosità, la sua diversità, la sua grande intuizione lo portano proprio ad esplorare qualcosa di nuovo. Lui deve arrivare a stare in piedi da solo, a non essere limitato dai giudizi degli altri, ma nella prima parte della sua vita proprio a sviluppare questa grande capacità di fidarsi esclusivamente di se stesso, di quello che percepisce e non di quello che gli viene detto dall'esterno. Il suo posto nel mondo gli ci viene dato dalla somma dell'anno, come 14 più 5 più 2. E qui di nuovo troviamo il 21, lo stesso numero che avevamo trovato anche in Vicky Wall, nello stesso identica posizione. Il 21, come ho accennato quando ho analizzato nome e cognome, ci parla di qualcosa di importante, colui che deve partorire un nuovo progetto, deve portare all'uomo una nuova visione e estremamente creativa. 13-4, far morire le vecchie idee del passato, l'inventore, il 13 è l'inventore, di qualcosa di totalmente di nuovo, cioè eleva la propria mente rispetto a quelle che sono le conoscenze del tempo e porta un nuovo paradigma. Vede il mondo, questo è il lavoro interiore, la somma delle cifre singole dell'anno ci dà il lavoro interiore che l'individuo deve fare, che è un 12. Lui vede il mondo alla rovescia, cioè non vede il mondo come la vede la maggior parte del suo tempo, e questo dà proprio la sua specialità, la sua esclusività, la sua stravaganza ma bellezza nello stesso tempo. Quindi non dobbiamo mai sentirci diversi o sentirci accusati di essere diversi, perché la nostra diversità può essere simbolo di qualcosa che noi siamo venuti qui a portare al mondo e che nel corso del tempo verrà riconosciuto. Andiamo a guardare la somma totale di tutta la sua data di nascita, che ci dà 31, 13, 4. 31 è il portabandiera, colui che porta, parla, il 3 è il parlare, il comunicare, di una nuova visione davanti a tutti, quindi anche col rischio di essere colpito, di essere insultato, di non essere accettato, perché deve inventare, 13 il numero dell'inventore, lo ritroviamo anche qua, un nuovo paradigma, un nuovo modo di vedere, costruire, operare con la realtà. Quindi Leonardo da Vinci nei suoi numeri aveva il suo destino. Più noi siamo consapevoli del nostro destino, di quello che possiamo realizzare, meglio se riusciamo ad affrontare le sfide della vita e riuscire a comprendere che a volte ciò che noi percepiamo come difficoltà è soltanto uno strumento per darci forza e aiutarci ad acquisire la grande capacità di essere noi stessi, la grande capacità di realizzare il nostro scopo di vita. Buona giornata a tutti.